Cari amici di Total Photoshop, benvenuti a questa nuova puntata di WordPress. Io sono Andrea e quest'oggi continueremo a parlare di traduzione del nostro sito WordPress. Stiamo parlando ovviamente in particolare di MTB Just for Riders e nella puntata scorsa abbiamo iniziato un percorso che ci porterà ad avere una versione tradotta, ipotizziamo ovviamente l'inglese, del nostro sito. Quindi andiamo a vedere dove siamo arrivati. In questo momento ovviamente sul sito front-end, ok, non si vede nessuna modifica. Dobbiamo andare a vedere il codice, lo facciamo utilizzando Dreamweaver al solito e soprattutto l'elenco dei file per vedere praticamente il lavoro iniziato proprio la puntata scorsa, ovvero all'interno della directory del nostro sito, ok, vedete questi sono i file che riconosciamo ormai a prima vista, i file di installazione di WordPress, lo riconosciamo dalle cartelle wp-admin, wp-content in particolare, eccetera, ritroviamo una cartella che si chiama ENG, ovvero noi abbiamo creato una cartella che sarà poi parte del percorso che servirà per arrivare proprio al nostro sito tradotto, ovvero creando una cartella che si chiama ENG, ok, noi andremo a indirizzo il mio sito.it.com, quello che si vuole, /en o ng, e all'interno di questa cartella avremo un'altra installazione, ok? Quindi un secondo sito che noi potremo andare quindi a tradurre. Io ovviamente ho già preparato, andiamo a vedere i file necessari. All'interno di ENG troviamo tutti i file necessari praticamente a WordPress, ovvero un'altra installazione vera e propria. Quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere che succede se dal browser andiamo proprio a indirizzo /eng, vado ad inviare, inviare ovvero aggiornare la pagina e vedete che questo messaggio in questo momento in inglese ci dice attenzione, non trovo un file wp-config. Questo perché all'interno dei file proprio di questa nuova installazione, il wp-config che troviamo probabilmente, andiamo a vedere se l'ho proprio cancellato, sì, l'ho proprio cancellato oppure ne ho cambiato il nome, eccolo qua, vedete, underscore wp-config. Questo perché? Andiamo a vederci questo file, che ovviamente con un underscore prima del nome non viene riconosciuto. In questo file ci sono praticamente segnati i dati d'accesso al database del sito principale in italiano. Questo è un buon ripasso, quello che noi sappiamo è che ogni installazione di WordPress ha bisogno praticamente di un suo database, di un database vuoto dove andare a creare tutte le cartelle necessarie, dove inserire i vari elementi, ok, per andare poi a popolare queste tabelle del database. Ecco perché questa nuova installazione avrà bisogno di un proprio database. Allora quello che vedremo, inizieremo in questo percorso e ripeto proseguirà anche per un'altra puntata, vedremo che dovremo, per avere gli stessi contenuti anche in questo secondo sito, dovremo esportare i contenuti dal database, quello in italiano, per poi importare questo contenuto all'interno di un database vuoto, ed è proprio quello che faremo noi adesso, ok? Quindi andiamo a vedere, questi sono dati d'accesso al database della versione in italiano, quello che dovremo fare invece è crearci praticamente un wp-config che troviamo all'interno della cartella English, ok? Quindi questo wp-config lo andremo a modificare con i dati, quindi potremo già lavorare su questo file già aperto per poi andare nuovamente a correggere il nome. Servono quindi dei dati da immettere praticamente in questo database. Io ho preparato ovviamente l'occorrente, quindi abbiamo un nome utente, questi sono dati che ovviamente vengono forniti praticamente dal vostro service provider quando andate a registrare il vostro dominio. Ok, quindi vado a inserire i miei campi, il nome del database inseriremo, facciamo tipo l'1, perché questo qui era un dato sbagliato, questa qui è la password, perfetto. Quindi andiamo ad inserire, ancora se sbaglio un'altra volta Andrea non ce la caviamo più, andiamo ad inserire tutti i dati che ci servono, quindi correggiamo la password, questo qua è lo user ID, il numero del database, quindi scegliamo l'1, come vi dicevo poc'anzi, l'ultima cosa è l'host, ok? E quindi anche questo è un dato che, come vedete, abbiamo a disposizione, copiamo, torniamo da questa parte, andiamo ad inserire anche l'host.
Quindi facciamo bene attenzione, sapete che un carattere sbagliato ovviamente complica le cose e non farà funzionare il nulla. Quindi abbiamo lo user ID che è tale quale praticamente il DBName, cambia quindi l'underscore e il numero del database all'interno di questo account, abbiamo la password, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, possiamo tranquillamente salvare il nostro file e uploadarlo. Dopodiché dovremo ovviamente cambiare il nome, come detto, togliere l'underscore, ma andiamo a vedere che accade proprio se accediamo al database. Questo è quello che ci siamo proposti di utilizzare, 6143, ok, i dati che vedete, e quindi il primo è quello che andremo ad utilizzare, mentre invece se andiamo da questa parte, ecco, questo vedete invece il nostro database popolato, ovvero questo è il database che abbiamo popolato, arricchito di dati in questi 2 anni di puntate dedicate a WordPress. Quello che faremo adesso è esportarne il contenuto, ok, per poi importarlo nel nuovo database per il nuovo sito in versione inglese. Quindi andiamo da questa parte, vedete che io sono nella directory principale, io ho scelto il database corretto e vedo tutte le tabelle al suo interno, ok? Qualcosa si può riconoscere, vedete che WP Bannerize, sappiamo che cos'è, un plugin che si occupa dei banner e quindi quando viene installato va a creare una nuova tabella all'interno del database di WordPress, ecco qua. Quindi troverete molte cose, ok, che a colpo d'occhio potrete riconoscere. Fatto questo, noi non dobbiamo fare altro che esportare il database, quindi esporta rapido personalizzato, scegliamo personalizzato solamente per accertarci che l'esportazione sia come file, salva l'output in un file, potrebbe essere flaggato, scelta l'opzione testo, ci serve un file in questo momento, scegliamo questa opzione e andiamo ad eseguire. Ovviamente il tempo necessario dipenderà da quanto praticamente è capiente, da quanto è grande il database, perché ovviamente i mega di peso dipenderanno ovviamente da questo. Andiamo a vedere se il download è piuttosto rapido. Come vedete il download è completato, quindi andiamo a visualizzarlo nel Finder. Vedete che è un file che ha una ventina di mega di peso, ok, nessun problema. Quindi torniamo da questa parte, andiamo a prenderci invece il database vuoto e faremo ovviamente l'operazione inversa, importa, andremo quindi a selezionare il file che abbiamo appena scaricato, quindi andiamo in download e ci troveremo, eccolo qua, l'SQL eccetera, scegliamo il file e eseguiamo l'upload. Daremo ovviamente il tempo al sistema di caricare questo file, quindi 20 MB in upload occuperanno un pochino più di tempo rispetto a quello che è necessario per il download, ma è solo questione di tempo, quindi andremo a popolare questo database delle tabelle e dei file quindi necessari e il nostro sito in versione inglese, le traduzioni ovviamente sono ancora da fare, ma sarà pronto a partire da qui a poco. Vedremo comunque il proseguo di questa operazione nella prossima puntata. Io per questo appuntamento vi ringrazio e vi ricordo che mi trovate sui social network, la pagina fan di Facebook, mi trovate come il Gear_TP su Twitter, scrivetemi email se avete bisogno, ovviamente sono a disposizione. Grazie e alla prossima puntata.